Ciao. Una roba incredibile, guarda, la gente chiama tre ore prima di andare al punto. Questa è la strafatta totale. Quanta ne fuma quello, dai. Ma abbiamo con noi, ragazzi, una persona che ha un sogno nel cuore. Non è un medico. Il suo sogno nel cuore è fare un lavoretto al signor Parenzo. Abbiamo una trans mistress. Allora super dotata, super dotata. Non è nel cuore il sogno. No, però ha un sogno da un po' di tempo. Si chiama Daila Ferrante. Mi dispiace dover deludere la signora. Che ringrazio e saluto. Buonasera, signora Ferrante. Buonasera, Cruciani. Buonasera, Parenzo. Mi sentite? Sì, signora. Scusi, signora. Signora, quanti anni ha lei, innanzitutto, signora trans? Io ho 26 anni. 26, benissimo. Mi ha correttamente introdotto una mistress trans super dotata. Daila Ferrante, Daila con la Y. Quello che ha detto che mi interessa. Scusa, Farla offendere, nulla di questo menù. Nulla di questo menù è degustazione. Sì, qual è il sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è sissificare Parenzo. Sissificare, molto interessante. Che cosa vuol dire sissificare? Dalla principessa Sissi, forse dei grandi. Allora, essendo italoamericana, diciamo, la sissification è una pratica molto diffusa nella comunità transessuale angloamericana. Vabbè, un problema nostro, però. Sì, allora che consiste nel obbligare lo slave diventare una vera e propria sissi, quindi una puttanella. Sì, slave Parenzo slave Parenzo diventerebbe sostanzialmente una puttanella. Togliere entusiasmo a questa conversazione. Sedare i vostri entusiasmi. Sedare i vostri entusiasmi. Credo che la proposta sia totalmente irricevibile. Aspetta, da dieci anni che lo sei. La puttanella di Cruciani, scusami. Prosegui. Entro nel concreto, le dico in cosa concreto. Non penso una che volta mi convincerà. Che la ha trasformato lo slave appunto in un assist, quindi in una puttanella, lo porta con sé in giro per parcheggi, quindi luoghi di car sex, di incontri ormai diffusi e conosciuti in tutta Italia e anche all'interno di autogrill, dove può usare lo slave per diciamo per il piacere dei maschi che passano nei paraggi, nei dintorni. Molto bene questa quindi cosa. Non riesco a capire. Non riesco a capire chi potrebbe accettare. Io ovviamente no, ma non riesco neanche a capire chi potrebbe accettare. In questo momento il sogno, della signora Daila Ferrante, trans mistress super dotata, che ci può, apro una parentesi, dare più o meno un'indicazione sui centimetri del suo cazzo, signora Daila Ferrante? Ma non cambia la sostanza, anzi aggrava. Vado molto fiera dei miei 22 centimetri circoncisi. Ah, 5 C, pure questo. No, io non dico bene che la voce registrata. Quando ti sei circoncisa, cara Daila Ferrante? Magari sei anche di religione però ebraica. Non cambia, ma figuriamoci. Dunque, all'età di 16 anni mi sono circoncisa. Quindi, diciamo. Ma come mai? Per quali motivi? Motivi estetici, così? Motivi di salute? Diciamo che non si staccava quel filetto. Come si chiama? Non mi viene in mente. Filetto, sì, va bene. Prepuzio, sì. Io al mito, anzi, insomma, ero piccola, ero un ragazzino, diciamo, quando iniziavo. Però ci interessa francamente molto poco questa storia. A me interessa meno di zero, se posso essere molto sincero con lei. Senza offenderla, signora cara. Quante persone fai fare lo schiavo? Quante persone fanno quella cosa che tu vorresti fare a Parenzo, cioè utilizzare, sissificare, diciamo, Parenzo? Quanti diventano? Diciamo, è una pratica di nicchia, diciamo, sostanzialmente, ma molto diffusa. Io attualmente ho 4 sissi fedeli. Hai 4 sissi fedeli? Ramona, Claudia e Veronica. Diciamo anche i cognomi, che saranno felici. No, sono tutti maschi, naturalmente, che tu praticamente fai scopare o fai comunque usare da altre persone, giusto? Esattamente, ovviamente i nomi li scelgo io per le mie sissi, sono nomi di fantasia scelti da me. Ecco, ma le cose sono casuali, diciamo, oppure sono preparate? Cioè le persone che questi schiavi incontrano in giro, che ne so, appunto negli autogrill? No, assolutamente casuali. E come fai a incontrare le persone che casualmente poi si inchiappettano i tuoi slave? Beh,
come l'ho detto, ci sono dei posti, no? Ad hoc, adibiti a questo. Ah, dei certo, dei parcheggi fatti apposta. Sì, certo, noi ci siamo certo. andati almeno una volta nella vita. Ecco, così. Il massimo beh, di no, il ma, questo slave, un parenzo qualsiasi, diciamo, che si significa. Non usare il mio nome, quante, se ti posso. Quante persone hanno quanti piselli hanno preso nella stessa sera, diciamo, al massimo? Dunque, diciamo, l'assisti più brava che ho avuto sì. è stata Veronica, che è riuscita a prenderne 20 in un parco una sera. 20 in un parco la sera. No, vabbè, ma ragazzi, guardate che è vero, perché come c'è Slave Lea l'altro giorno che ci ha raccontato le sue esperienze, qui c'è una mistress che ci racconta le esperienze di alcuni slave che lei porta al guinzaglio in alcuni posti. Poi nel paese crescono i novax. Scusami, facciamo una stima dei tempi, no? 20 a un quarto d'ora a uccello, sono 4 ore, 5 ore, non è credibile questa cosa neanche da un punto di vista fisico, da un punto di vista temporale. Alcuni sono molto rapidi, no? Immagino, giusto? Esattamente, poi ci sono anche gangbang o comunque situazioni di gruppo. Pure. Dove bell'ambiente. Esatto. Bell'ambientino. Certo, certo, assolutamente. L'artista in ginocchio, intorno ci sono tanti uomini che abusano di lei. Ovviamente all'artista non piacciono gli uomini, l'artista lo perché è sottomessa al volere della sua mistress, quindi la sua eccitazione che sarebbe mentale, lei che sarebbe pensa, lei esatto. Scusi, lei anche fa anche pratiche di inculamariti, tanto per capire, insomma. Sì, anche quella è una pratica che mi diverte ma pensate, molto. Ma c'è un albo? C'è sì, un albo per fare questo? L'albo degli inculamariti. Chiede per un amico. Chiede per un amico. C'è un ordine professionale? Cioè, cosa c'è? Diciamo che ho una c'è mente un esame molto di Stato che si deve fare? Ha una mente molto perversa la signora. Sì, che si era capito. Questo si era capito. Non amo si era gli incontri capito. Banali, ecco. Ecco, ma scusi, signora Trans, lei mi pare che sia attiva, molto attiva. Mi pare sì, che... sì, assolutamente, attivissima. Cioè gli ormoni non hanno influito sulla durezza del suo pisello. Assolutamente, ho già fatto tutto a tempo debito, adesso non prendo ormoni, niente di niente, funziona tutto, proprio Fundese. Come il tuo. Mio, adesso io adesso non so se funziona come il mio, questo non lo so, non ne sono a conoscenza. Come fa a sapere come funziona quello di Cruciani? Diventa interessante la conversazione invece. Cruciani è un uomo eterosessuale che non fa terapie ormonali, pertanto presumo presumo. Qua la conversazione si fa interessante. Senta, signora trans italo-americana, ma nell'ambiente trans si parla di Cruciani e di come funziona l'uccello? Qui la conversazione si fa interessante. Ma perché si dovrebbe parlare di Cruciani nel mondo. Diciamo che Cruciani è molto temuto nell'ambiente trans perché Non paga. Perché non paga, è chiaro. No. Però sa, lui con la sua trasmissione mette molto in luce la nostra comunità e quindi fa anche, come dire, un servizio assolutamente. Ci sono anche delle mogli che portano i loro mariti a farsi inculare, come ormai abbiamo appreso da diverso tempo. Sì, anche questa, come le dicevo, è una pratica che mi diverte molto, ad esempio scopare il marito mentre la moglie guarda e si tocca e io inculo il marito. Una pratica molto interessante. Lì nel quartiere Prati, dico in generale, qualcuno potrebbe anche pensarci nel quartiere nel quartiere Prati. Posso escludere che in quel quartiere qualcuno possa minimamente avvalersi di questo tipo di pratica. Ma perché? Ma guarda che è una pratica normale. È normale. No, fammi dire che è normale questo. Non è normale. È normale come pratica. Non puoi far passare per normale che ma la moglie porta il marito. Ma è come pratica. Nelle ma figuriamoci. Ma assolutamente. Ma siete un branco di pervertiti. Io ve lo voglio dire. Dimmi qualcosa di più. Sono coppie che vengono e... pretendono che gli magari scopi la moglie. In questi casi ecco, è già un po' più difficile perché a me ovviamente piacciono gli uomini, quindi riesco sempre a scopare la donna. È una cosa diventa complicata, però trovo dei rinforzi magari dei miei amici che subentrano al mio posto, quindi in questo caso Parenzo magari questo potrebbe piacerle. No signora, grazie grazie del pensiero. È richiesto il fisting sempre di più, ce lo pratichi tu il fisting? Tu non sai cos'è il fisting? No, per fortuna, ma non lo voglio neanche sapere. Tira il fisting? Pratico anche il fisting va molto, però è ancora più una pratica molto ancora più di nicchia, perché è veramente molto estrema.
Molto estrema, sì, molto estrema. Per non parlare del pissing, ma qui andremo su altri piani. Va bene, diciamo comunque parenzi... ormai è sdoganato, è di moda, è normale fare pissing, insomma. Però posso dire una cosa, David, guarda che ci sono tanti servizi che la signora Daila Ferrante, trans mistress super dotata, quello, può fornirti. Da quello però che ho sentito sinora non ce n'è uno. Lei dove che risiede, signora Ferrante? Dove risiede? Dove risiede? Io lei? Risiedo a Roma. Molto bene, beh, molto però, bene. Se mai dovrà venire in tour a Milano. No, no, ma lui è a Roma. Quartiere Prati, quartiere Prati. Io mi sto trasferendo a Milano. Ciao, Daila, ti abbraccio. Grazie. Ciao, 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 ciao. Uno per darli e guarda uno che per è fatta. Se volete, vi sfidate qua dentro. Cioè, potrebbe essere un'idea. Vi sfidate potrebbe qua dentro a pugni. Idea. Quando si potrà. No, allora, è ancora collegata. Facciamo un ring qua dentro. Qua dentro, dove cazzo sarà? Dove mai andremo? Bellissimo. Allora, Daila Ferrante è ancora collegata con noi, perché mi sono dimenticato, ripeto, transessuale, mistress. Perché mi sembra che Parenzo abbia cambiato opinione. Sì, sì, sì. Oh, lo senti? Parenzo ha, ha cambiato opinione. Ma essendo tu a Roma. Sì. Essendo tu a Roma, vedi che hai cambiato opinione. Dimmi la verità, hai cambiato opinione? Sì, sì. Meno male, meno male. L'idea ci può venire da me, nel caso rimane a dormire qua. Questo mi pare ottimo. Da sì, quella, assolutamente. Ma non ci penso in alcun ma modo. Ma come? Oh. Sì, sì. Oh, sì. Benissimo. Allora, talmente cambiato opinione, è ancora un po' combattuto, però di fondo ha cambiato opinione e vuole usufruire dei tuoi servizi. Perché tu devi spiegare una cosa, Daila. Beh, lo senti. Beh, i servizi tuoi di una da 22 centimetri non sono servizi da poco, diciamo la verità. Sono servizi di un certo spessore. No. Allora, come assolutamente. No? Assolutamente. Allora, Daila, puoi dirmi una cosa, puoi rassicurarlo da questo punto di vista? Se lui dovesse diventare uno slave, dovesse sissificarsi, diciamo, per un periodo anche breve, eccetera, sotto gli occhi vigili della sua compagna, non sarebbe, diciamo, una trasformazione? Cioè, non è che vengono da te gli omosessuali gay, non devi avere paura, Parenzo, di diventare omosessuale. Esatto, non mi interessa. Capito? Cioè, questi qua sono maschi, quelli che vengono da te, poi diventano slave, cioè non, a queste persone qua non piace posso l'uomo, dire che non giusto? Mi interessa giusto? Cosa... Esatto. Piace la donna col cazzo, non l'uomo. Beh, lo adesso, vedi? Questo è non fondamentale. Vedo niente, non me ne frega niente, piace a voi, a me non piace, ma cosa vi devo dire? Molti uomini hanno paura che andare a trans voglia dire essere ma io gay. Non è che ho paura, non mi va, diglielo, non mi interessa non l'argomento. Non avere paura. Ma non è paura. Ancora questa storia. Non avere paura, ti porta in giro. Non avere paura, non c'è problema. Non ti piacciono gli uomini all'improvviso. All'improvviso non ti piaceranno gli uomini. È una nuova esperienza da provare. Esatto. Parenzo, facciamo una prova. Tanto cosa le costa? Non costa nulla, sì, un regalino. Senta, diciamo, i soliti regalini. Facciamo così. Facciamo così. Chiudiamola qui, cari signori, chiudiamola perché? Qui. Perché non mi potete convincere, non mi interessa. No, appunto, come diceva Riso. Scusami un attimo, io appunto, insisto appunto. Ancora su questa roba qua. Insisto ancora. Una esperienza di questo ce tipo. Ce la dobbiamo fare. Sì, dai, ce la farò prima o poi. Un'esperienza di sissificazione, un'esperienza con te di slave Parenzo. Suona anche bene, vero Gottardo? Slave Parenzo, slave no, David. È fantastico. Esatto, Fata, io Parenzo, voglio sapere un nome d'arte. Metterò anche un annuncio col suo nome. Sì, ma okay. Mica trans. Parenzo, in che parco di Roma lo porterebbe una volta che viene sissificato? Per carità. Dove? Al Pincio? Quali sono i posti da car sex, per esempio, a Roma, dove vai tu di solito? Quali sono? Identifichiamoli. Ovviamente non li nomino, altrimenti no, nominane uno. Una piccola guida, una piccola tutti lì. Vabbè, tanto si sa, però, basta andare su internet, basta dimmene uno dove che tu frequenti spesso con questi slave. Parenzo, essendo una persona comunque di un certo livello, lo porterei anche a in un posto chic, ad esempio di notte a Villa Borghese. Beh, di notte a Villa Borghese sul me. Pincio, sì, certo. Mi dispiace toglierle, come dire, una soddisfazione, ma questo non avverrà. Ma però perché Parenzo, mi dispiace Parenzo sissificato sulla terrazza del Pincio, mi dispiace. Sulla terrazza del Pincio, che in Veneto Parenzo vuol dire una cosa precisa. Poi puoi dire altro a Parenzo che hai anche una fetish mask, così non lo riconosco. Ma la cosa non è che cambia. Volevo proprio dire questo: se la sua paura è quello di essere riconosciuto come no, immagino, capisco benissimo. Io la trasformo in un modo, in un'altra, davvero in una sissi che nessuno la riconosce. Le metto una parrucca bionda, degli stivali. Ma io non però signora, non so come dirglo. Una fetish mask con un muco davanti. Io non voglio nulla da lei, non ancora capito. Non voglio niente da lei, grazie, ma no, grazie. Cruzani, ce la faremo. Ce la faremo. Ciao, amica mia, ciao.